dica quanto è 2 alla meno 1. 2. No. No. 2 meno 2. No, è 2 alla seconda. Attento. La dice quadrata di 2. Un terzo meno 1. Ragioni, calmo. Un quarto meno un terzo. 31. 2. No, basta! Questa è una vera e propria tortura, eh! Cenni dopo, nello stesso clima, che su questo fuoco getta più benzina. Ma non c'è più l'uomo qualunque, tutti sono qualcuno, tutti sono in vetrina. Che a me sta molto a cuore, perché da un po' di tempo, io sono un fisico, ma mi sono lasciato coinvolgere dagli psicologi a studiare alcuni meccanismi della mente umana, e in particolare ci siamo spesso domandati come mai siamo, come esseri umani, capaci di fare ragionamenti matematici, scientifici e così via. È una cosa difficile. Cioè, la scienza è difficile, la matematica è più facile. Allora, dal mio punto di vista, poi sentiremo anche cosa ne pensano loro, la difficoltà deriva dalla cosa seguente. Allora, le cose che sono apparse nella storia umana molto da tanto tempo sono quelle più facili. Quelle che appaiono ultimamente sono quelle più difficili, no? Quindi, chiaramente, il linguaggio è una cosa facile, la scrittura più difficile ma sempre facile, la matematica pure molto antica e quindi in qualche maniera facile, la scienza, diciamo la fisica, e così si comincia ad arrivare nelle cose difficili, perché sono nemmeno 400 anni. Però nonostante questo qui, nonostante appunto che contare sia una cosa relativamente facile, in realtà i ragionamenti che poi sono collegati alla matematica, in particolare per esempio le probabilità, e poi vedremo vari tipi di elaborazione numerica, se si vuole, che poi oggi come oggi in una società tecnologica come la nostra sono diventati essenziali, perché ormai qualsiasi cosa, se andate dall'assicuratore vi fa vedere un paio di grafici e vi convince che dovete spendere i soldi, no? Poi arriva Monti e dice sì qui vedete qua che si sta andando tutti male, no? Poi andate dal medico, no? E vi fa vedere certe statistiche per cui dice siete convinti appena uscite che state per ammalarvi di qualsiasi malattia terribile e così via. Allora, chiaramente quando poi noi insegnanti si va a insegnare, l'atteggiamento è il solito: ah, guarda che stupidi tutti questi studenti che sbagliano i conti. In realtà è naturale sbagliare i conti, perché, almeno la mia opinione, ma poi sentiremo anche quello loro, è che il nostro cervello non è stato selezionato per fare i conti. Mi piacerebbe a me poter ammazzare tutti gli studenti di ingegneria che non passano l'esame di fisica. In questa maniera, chiaramente, nel giro di poche generazioni avremmo delle menti particolarmente adatte per fare i conti, ma purtroppo non si può fare. Ma no, come mi insegna Andrea, il nostro cervello è in realtà stato selezionato, sono state delle persone sono morte, ma non perché non facevano i conti, ma perché non si inserivano, per esempio, bene nel loro ambiente sociale. Cioè, noi abbiamo un cervello essenzialmente sociale. Per questo dico la meraviglia che invece siamo anche capaci, con una certa dotazione, di fare i conti. Allora, io credo che Laura Martignon, che viene per noi da Berlino, cioè in realtà viene da Stoccarda, vero? Però ha lavorato a Berlino con il gruppo Ligi Grezia, che ha scritto appunto un libro da cui mi sono ispirato per dare il titolo a questo Caffè Scienza, che si intitola appunto Quando i numeri ingannano. Quindi Laura ci racconterà gli esperimenti che sta facendo con i bambini, no? E quindi andare proprio a vedere le menti fresche umane senza, diciamo, essere troppo contaminate da quelle che cerchiamo di insegnarle noi a scuola. E invece Andrea Guazzini, che ormai lo conoscete come prezzemolo, c'è quasi a tutti i caffè scienza. No, scherzo. No, l'ultima volta, quello sul traffico, sono stato io che l'ho convinto a venire a rimpiazzare uno degli ospiti che aveva dato buca, e quindi si è dovuto prestare. Questa volta invece è nel suo, è uno psicologo che lavora anche con me, ma in questo caso ho finito di non conoscerci, e che quindi metterà, diciamo, a frutto quello che ha studiato.
e vediamo se questi soldi che ho sborsato per farlo studiare servono a qualcosa. Allora, io vi lascio la vostra parola, sapete le regole, avete, diciamo, un tempo ragionevole per fare la presentazione, non importa che diciate tutto subito, perché poi ci sarà il pubblico che farà le domande e ci avremo senz'altro occasione, per esempio, di fargli fare dei giochetti anche nel proseguo della serata. Prego, decidete pure voi, autorizzatevi. Buonasera, parto io che come ospite ho l'onere di rompere un po' il ghiaccio, mi rubo 0,5 minuti, cioè 30 secondi, così tanto mi conoscete tutti, o almeno chi è venuto qua può pensare che sia il giorno usato per l'associazione efficienza per tappare i buchi, se pensate questo è esattamente così, però a parte il dettaglio lavoro al CSDC, al Centro Studi di Anni Complessi Università di Firenze, e sono al Dipartimento di Psicologia, mi occupo di modelli cognitivi. E qui finisce la mia presentazione, volevo solo dire che per gli ultimi 10 anni ho studiato ampiamente e a fondo la produzione del gruppo da cui viene laurea, e quindi è anche un onore, fondamentalmente è una complessità ulteriore dover rischiare di parlare fondamentalmente di quei modelli teorici che comunque invece loro hanno prodotto. Quindi lascio la parola a lei e magari con le domande successive. Sono molto contenta di essere qui, sono molto contenta di essere in Italia, io abito in Germania da molti anni e è sempre molto bello venire in Italia, quindi ringrazio per l'opportunità di poter essere con voi. Effettivamente ho lavorato 8 anni con Gary Ferenza, che è uno psicologo cognitivo, che si è dedicato praticamente tutta la sua vita a dimostrare che quando le persone commettono alcune fallacie cognitive, alcuni errori interpretando statistiche e probabilità, non si tratta di difetti del nostro cervello, ma si tratta di fenomeni che sono durante l'evoluzione si sono fissati a questo modo, e quindi attraverso queste fallacie cognitive possiamo capire come pensiamo in realtà. Molto simile questo processo a quello che esiste per esempio a livello della percezione. Voi vedete questi due tavoli e tutti pensano che non siano grandi uguali e soprattutto che non siano uguali, perché siamo così abituati a trattare la prospettiva che li vediamo come diversi e ci sorprendiamo moltissimo quando, come vedete, questa superficie e questa sono esattamente congruenti. Questa è una di quelle famosissime fallacie che ci dice qualcosa sul modo in cui vediamo. Non è che noi ci sbagliamo, ma noi costruiamo la percezione, è una costruzione nostra, del nostro cervello, e perché abbiamo questa costruzione in certo modo conveniente per la prospettiva, vediamo queste due superfici come diverse. Un altro molto molto famoso esperimento è questo qua. Voi vedete qui questi quadrettini su questa scacchiera, e qui c'è una A e qui c'è una B, e guardandoli così sembrano di colori diversi, vero? Questo nello generale, questo qua e questo qua. Invece se io metto questo cartone sopra, vedete che sono esattamente identici. Anche qui, questa è una vera fallacia visuale, però c'è la costruzione di ciò che noi vediamo dietro, perché noi costruiamo, dato che c'è l'ombra, per ridurre diciamo complessità, noi costruiamo nella nostra percezione tutti questi campi qua come se fossero di un altro colore. Invece questi due campi sono uguali, cioè questo se lo vediamo come più chiaro, perché diciamo c'è l'ombra sopra, quindi dovrebbe essere più chiaro originalmente, e lo vediamo più chiaro di questo, mentre invece sono uguali. E ci sono tantissimi bellissimi esempi di questo tipo di fallacie visuali, percettive, che ci dimostrano soprattutto com'è che noi vediamo, non è che noi vediamo male. E così si tratta, lo stesso ragionamento vale per quelle fallacie cognitive tanto famose che ci sono in teoria della probabilità. Ce ne sono alcune che Gigerenz ha trattato in modo molto serio, perché sono fallacie che hanno a che vedere con la vita di ogni giorno, per esempio con i risultati di test, di mammografie, di diagnosi di malattie, e come la gente percepisce la vera probabilità di essere malato o di essere in pericolo, facendo alcuni errori che però hanno una giustificazione anche quella di questo genere.
cioè che noi abbiamo una preparazione per certi formati di informazione e non per altri. Adesso vi faccio una piccola pausa. Franco? Sì, se non vogliamo far vedere qualcosa. Dunque, io comincerei, ecco, quando forse fai vedere un momento il libro di Gigerenz, cioè quando non mi inganno. Che appena riesco a rivedere il mouse che l'ho perso. Sì. No, è che c'è troppa roba che... Ecco. Questo libro è stato tradotto in italiano, credo, 3 anni fa. Sì. È stato scritto in inglese da Gigerenz. Il primo titolo in inglese è stato Reckoning with Risk. Si tratta in tutto il libro di problemi che hanno a che vedere con il rischio e di queste fallaci cognitive o piccoli errori che si possono fare quando si presenta informazione sul rischio in certi formati. Un esempio caratteristico è, che si dice, usate il liquido perché riduce il rischio dell'infarto del 33%. Se uno va fuori per strada e chiede che cosa vuol dire, ottiene delle risposte tutte sbagliate. Che cosa vuol dire secondo lei il lipito? Che sono fisici, mi sta attenti perché sono troppo furbi. Riduce il passo della facoltà di non rispondere. Ah, ecco, riduce il rischio del 33%. Che cosa vuol dire? Che cosa vogliono dire questi che fanno la propaganda? Qualcuno si faccia avanti. Lorenzo. Non è del tutto chiaro. Non è del tutto chiaro. Sì. Diciamo, facciamo. Potrei cercare di indovinare. Ma diciamo, lo prenderesti di questa. Lipito? Cos'è una medicina? Sì. Riduce il rischio dell'infarto negli uomini, delle persone da 50 anni in su, del 33%. Io non so qual è il rischio di infarto. Supponiamo che sia un caso su 1000, a questo punto mi diventa un caso su 3000. Così. Molto giusto. Sono troppo furbi. Sono troppo furbi. La gente per strada però non sa questo. Non sa questo e quindi si convince di un effetto molto più forte, cioè si dimentica il base rate, che è proprio questa, cioè qual è l'incidenza dell'infarto in persone dai 50 anni in su, che è un po' più alta di quello, ma comunque la riduzione, se diciamo 1000 persone, credo che sia... Come? Al 33% della partenza o del 33%? Del 33%. Cioè, credo che l'incidenza di infarto magari di persone di 50 in alto sia del 9%. Se 100 persone non prendono questa malattia, 9 avranno un infarto. Se 100 persone tutte prendono il lipitor, invece di 9 saranno 6. No? Questa riduzione da 9 a 6 però bisogna considerarla 9 su 100, cioè bisogna dare la classe di riferenza che sono questi 100. In generale le propagande di medicine non danno informazione sulla base rate. No, ma che questo è l'altro, ne parlavo qualche giorno fa con degli amici, proprio così, che avevo sentito che hai fatto all'intervista contro radio, no? Perché chiaramente parte il vantaggio personale, c'è da dire per esempio il vantaggio sociale, cioè io passo questa medicina a tutti in maniera da salvare le vite umane, ma con un certo costo, o questo costo lo investo in altro. E per esempio, perché era venuto fuori il discorso del rischio elettromagnetico, no? Quindi non vorrei divagare, però anche lì il problema è che si sta, tutti i medicini di lavoro sono dietro a misurare i campi elettromagnetici di quando si installano le nuove antenne, quando c'è un rischio praticamente zero per la salute umana, cioè ci potrebbe essere qualche forse leucemia infantile dovuta a un'intensa esposizione al campo elettromagnetico, ma i soldi sono tanti quelli invece spesi per fare queste misure, che invece magari potrebbero salvare molte più vite umane, che ne so, mettendole sull'inquinamento chimico, sul radon, per esempio, che nessuno ne parla. Vabbè, partiamo con qualche giochetto, perché credo che sia la parte più divertente, cioè, il giochetto e ne stai che tu vuoi far vedere. Va bene, dunque, molti di questi esempi in questo libro hanno anche a che vedere con le probabilità condizionate. La probabilità condizionata di un evento
dato condizionato su un altro, è un concetto molto molto importante in teoria della probabilità e si dovrebbe imparare a insegnarlo a bambini piccoli, perché si commettono molti errori anche qui, ci sono delle fallacie. Per esempio, un ministro tedesco di Baviera ha detto che bisognava proibire la marijuana, questo potrebbe essere un'opinione, perché il 60% di quelli che prendono l'eroina hanno cominciato con la marijuana. Tutti i giornali subito a criticare questa affermazione, perché è sbagliata. Lui ha confuso la probabilità condizionata, che uno che prende, diciamo, la marijuana un bel giorno prenda l'eroina, e invece la probabilità condizionata che uno che prende l'eroina abbia cominciato con la marijuana. Cioè, se noi prendiamo la popolazione di quelli che usano l'eroina, 60% hanno preso anche la marijuana quando era giovane. Ma se io invece prendo la popolazione molto grande di quelli che qualche volta usano la marijuana, non è che il 60% di questi vanno a finire l'eroina. Senza voler fare nessuna propaganda per la marijuana in questo caso, però è notorio, bisogna osservare che c'è un errore molto grave. E si confondono molto. Questo stesso ministro, che si chiama Bergman, ha detto anche, bisogna proibire, come si dice quando un ragazzo non va a scuola? L'abbandono? Fare forca. Bisogna proibire... A Firenze, perché invece a Roma è vero. Marinare a scuola. Perché l'80% dei crimini giovanili sono fatti da ragazzi che marinano la scuola. Anche qui lo stesso errore, perché saranno l'80% di quelli che sono criminali, giovanili, magari hanno anche marinato la scuola, ma bisogna vedere qual è la probabilità tra quelli che marinano la scuola che facciano dei crimini. Poteva tranquillamente dire che il 100% di quelli che commettono crimini durante l'orario scolastico hanno marinato la scuola. Se lo fanno al mattino, esatto. Ecco, e così ci sono centinaia di esempi che dimostrano, diciamo, che la probabilità condizionata non è compresa molto bene, neanche la probabilità per sé. Se uno chiede, per esempio, si legge sul giornale, la probabilità di pioggia domani è del 30%. Adesso voi siete tutti fisici, quindi sapete molto bene cosa vuol dire questo. Noi abbiamo fatto un grande studio chiedendo alla gente per strada in diversi paesi del mondo, in Italia, in Grecia, negli Stati Uniti, in Germania, che cosa vuol dire che la probabilità di pioggia domani sarà del 30%. Adesso, per divertirci un po', chiedo a voi cosa pensate che la gente dica, per esempio, in Grecia o in Italia, negli Stati Uniti. Questa specie di lavoro... diagnostical thinking, cosa pensate che la gente risponde quando uno chiede cosa vuol dire 30% di pioggia domani? 30% di pioggia. 8 ore di pioggia. 8 ore di pioggia, bravissimo. In Grecia la maggior parte pensa che domani pioverà 8 ore, ma ci sono altre interpretazioni? Sono altri che pensano che pioverà in 30% della regione. Ci sono però anche quelli che pensano che in seguito di giorni come quelli sino ad oggi, se uno prende queste storie di giorni, in 30% di queste storie il giorno dopo è piovuto in un certo intervallo di tempo. E questa è la cosa vera in realtà, interpretazione giusta. Altri pensano che di 100 meteorologi, si dice, 30 pensi che domani e così via. Tutto questo, diciamo, la cosa più seria che ti direi, la cosa più complicata che ti direi se tratta anche il libro, è la solita storia che avrete già sentito degli errori che si commettono con le probabilità condizionate riguardo ai test di malattie. La storia comune, molto famosa, che lui racconta è che l'incidenza del campo al seno in donne dai 30 anni in su è più o meno del 10%. Esistono molti test, tra l'altro la mammografia, e la sensitività di questo test, per esempio la mammografia, è di praticamente 85%, cioè se c'è la malattia questo test la riconosce in 85% dei casi.
però ci sono dei falsi positivi. Se non c'è la malattia si possono avere dei risultati positivi in 10% dei casi. Sto dando dei nomi che non sto scrivendo alla lavagna perché non ce l'ho, vi prego di cercare di ricordarvi tutto questo. L'incidenza è 10%, la sensitività del test è 85%, la specificità, diciamo, i falsi positivi, chiamiamoli così, sono più o meno del 10%, cioè se la malattia non c'è può darsi che il test stesso sia positivo con una probabilità del 10%, e poi si chiede al dottore, lui ha presentato queste storie ai dottori che usano questi test, anche per esempio l'ELISA test per l'AIDS, cosa vuol dire se il test è positivo? Quanta paura deve avere il paziente? Le risposte anche di esperti, anche di medici, sono sempre molto vicine alla sensitività. Cioè se la sensitività è dell'80%, c'è questa inversione sbagliata, le persone dicono che la probabilità di avere la malattia se il test è positivo è anche molto vicina a questi 80%. E non è così. La verità è che è abbastanza piccola. In realtà è praticamente del 9%. La probabilità di avere la malattia se si testa positivo. Vale la pena lo stesso fare il test, perché allora il dottore comincia un rituale di diversi test uno dietro l'altro, e cominciare con la mammografia per esempio è consigliabile perché è relativamente low cost. Ci sono stati molti studi, per esempio uno degli studi interessanti del centro dove ho lavorato è di aver mandato un ragazzo a diversi centri del AIDS in Germania a fare questi test. E questo ragazzo chiedeva, si faceva fare il test e prima che il risultato venisse fuori chiedeva ai dottori: e se fosse positivo cosa devo fare? Qual è la probabilità che ho della malattia? E praticamente in tutti, praticamente il 90% di questi centri la risposta era sempre: è molto grave, la condizione è molto grave e bisognerà che cominci una serie di cure. In realtà per questo test che si chiama ELISA, la probabilità di veramente avere la malattia è di 50%, come tirare una moneta se si è positivi. Questo ha abbastanza sconvolto, diciamo, le camere delle associazioni di medici in Germania, e Giegerenzer fa continue conferenze dappertutto per convincere non solo i medici ma anche gli insegnanti di scuola a cominciare molto presto a trattare le probabilità condizionate. Dopo gli 8 anni che io ho fatto a quell'istituto, io sono diventata professoressa in un'università dedicata all'educazione e io mi dedico molto, con grande entusiasmo, a cercare di portare con nozioni di probabilità già al kindergarten e durante l'elementare. E qui voglio dimostrare un pochino. Grazie, ecco. Purtroppo è tutto in tedesco, questo è un quadernino che si fa... quale faccio un test in quarta elementare, se lo apri. Aspetta un secondo, volevo farlo vedere anche alle persone in streaming. E allora la faccenda comincia a diventare complicata. Sì. Cioè, peccato perché sono solo. Ok. Sì. Questo grafo si dice Graziani in italiano, il personaggio del Muppet Show. Il conte. Il conte numero. Il conte numero. Ecco, devono scrivere se il mio nome, sono bambino o bambina, e adesso aprilo, si può aprire? Questo è un piccolo test sulla motivazione, non c'è, adesso non c'è. Ecco, qui vedete una piccolina popolazione in un villaggio fatato, in cui ci sono 2 principesse e 8 sirenette. E come vedete, c'è una principessa con la corona e 2 sirenette con la corona. La domanda che si pone sotto: se io vedo da lontano un personaggio di questo villaggio fatato che porta la corona, scommetti che è una principessa? Allora guardate questa scena e vedete, il bambino deve rispondere se scommetterebbe che qualcuno che porta la corona, si vede a distanza, è una principessa. Che cos'è che abbiamo osservato? Abbiamo presentato questo piccolo esercizio con questa illustrazione e senza l'illustrazione
non solo in quarta elementare, ma anche in seconda elementare. E abbiamo osservato che se presentiamo questa illustrazione, questi dieci personaggi, così come lì, i ragazzi sono molto più bravi, che se si presenta senza questa illustrazione. Solo testo, sì. Il testo che c'è sotto, c'è la storiella però raccontata in testo. Vabbè, si può dire che naturalmente leggere è difficile, in seconda elementare leggere è ancora difficile, ma in quarta elementare leggere ormai è naturale. Scusa Magda, sì. Qual è la domanda? La domanda è, se vedi qualcuno che arriva da questo villaggio di 10 persone, che porta la corona, se vedi uno che c'è la corona da lontano, non sai se è principessa o sirenetta, cioè, sono due interessanti. Raccontate che ci sono due principesse, una con la corona, una senza e così via. Sì, sono due principesse, come vedi, una porta la corona e l'altra no, e delle sirenette due portano la corona. Questa è la storia. Poi chiedere la corona. È scritta lì, no? Poi la domanda è, se vedi qualcuno da lontano una corona, non sai chi c'è sotto, scommetteresti che è una principessa? Perché la domanda posta così? Perché in generale, diciamo, la corona è un test positivo per principessa, perché le principesse portano la corona più che le sirenette. Però in questo villaggio c'è una principessa delle due che porta la corona, mentre invece delle sirenette ce n'è due di otto. Allora, scommetteresti che è una principessa? E siamo stati molto contenti in quarta elementare di vedere che praticamente il 75% dei bambini rispondono a questa domanda correttamente. No, non scommetterei che è una principessa, perché è una di tre. Poi c'è scritto anche la domanda, qual è la proporzione, che in Germania in quarta elementare si parla già di proporzioni, di quelli che portano la corona che sono principesse, e vi dicono una di tre. Quindi due cose sono interessanti qui: da una parte che i bambini riescono a farla in quarta elementare e che l'illustrazione aiuta moltissimo, c'è una differenza sostanziale tra il numero di risposte corrette se si presenta solo il testo o se si presenta il testo con questa illustrazione. Puoi girare pagina? Ce ne sono degli altri. Ecco, questo è tutto in tedesco. Ecco, qui forse leggo. Dice, se io vedo qualcuno da lontano di questo villaggio e ha una corona, scommetteresti che è la principessa? La risposta è piuttosto che sì, piuttosto che no. Perché non vogliamo già parlare in termini molto probabilistici. Scommetteresti piuttosto che principessa o piuttosto che non lo è? Ea, ya, c'è questo ea che vuol dire piuttosto sì. Ea, non è semplicemente ya, nein. E poi c'è scritto dà una ragione alla tua risposta. E lì aspettavamo proprio questa storia delle proporzioni. Adesso ecco, noi vogliamo trattare anche il rischio. Questa domanda iniziale era la probabilità condizionata, molto importante. Però vogliamo parlare anche del rischio. Se giri la prossima, poi torniamo a questa. Ecco, questa, la numero 3 è così. Laura, non sono io perché usiamo sempre i nostri nomi, racconta che la sua mamma questa settimana, invece di darle i suoi 5 euro che sono in Germania il Taschengeld, quello che si dà a un bambino, la paghetta, dice alla Laura, senti, d'ora in poi tu puoi scegliere, o ti do la tua paghetta di 5 euro, o tiro una moneta e se viene croce ti do 20 euro, ma se viene testa non ti do niente. Dà un consiglio a Laura se deve accettare questa nuova modalità, cioè ogni settimana si tira la moneta, se viene croce ricevi 20, e se viene testa ricevi zero. Adesso voglio vedere se cosa pensate di questo task e se immaginate cosa è successo con questo task in parte elementare. Qui vedete che si tratta di investimenti, perché c'è un rischio di perdere
però in realtà il valore aspettato, cioè il valore atteso, è di 10, quindi bisognerebbe sempre giocare se uno fosse uno che massimizza le proprie utilità, come dice il sistema dell'homo economicus. Ci ha molto sorpreso di vedere che non specialmente le bambine, le bambine. Le bambine vogliono la paghetta. Dei bambini, praticamente 40% dicono vale la pena scommettere, vale la pena tutte le settimane scommettere, e il 60% vogliono la paghetta. Questo ci ha molto sorpreso. Ma io invece lo capisco, perché per le pensioni è uguale. Sì. No? Si fa lo stesso discorso, preferisci pochi ma subito, oppure metti da parte e poi forse. No, non metti da parte, ti la metti subito. Se ti si ricroce ti dà 20. Sì, no, sì, però diciamo da adesso invece si fanno. Sì, sì, metti da parte che poi vedrai. Ho una curiosità, secondo lei i bambini di seconda o di quarta elementare si rendono conto che il lancio della moneta ha una probabilità 50% e 50%? Dunque, sono in grado. Quelli di quarta elementare senz'altro. Quelli di quarta elementare, diciamo, per questi esperimenti è già un enorme successo. Se il 50% dei soggetti si rendono conto, e questo lo chiamiamo un esperimento di successo, questo task, perché più del 50% si accorgono che in realtà vale la pena. Non dicono il calcolo, non è che loro dicono a lungo, no? Se si ripete tutte le settimane in realtà guadagno 10 euro, questo no. E non hanno un concetto di probabilità ancora, ma dicono vale la pena perché alla larga prendo di più. Questo sì. Si è già molto contenti se i bambini hanno questa intuizione senza specificare i concetti. Sì, riguardo a questo ultimo esempio però, io ho detto che qualcuno porta dentro questo problema altri aspetti. E l'aspetto in questione è quello del fatto che non si considera, diciamo, a meno che non ci si faccia specifica attenzione, al fatto che una certa somma possa o no soddisfare a un bisogno urgente, no? Allora, ad esempio, si può tradurre per un adulto, dove non ci sono problemi evidentemente di cognizione, di comprensione del concetto di probabilità di lancio della moneta, chiedendo a una persona in difficoltà economiche se preferisce 100.000 euro adesso o tirare una moneta con 400.000, no? È evidente che qui non è più questione di calcolo di qualità, ma di priorità delle esigenze. Pochi maledetti subito. Sì, ma dipende dal fatto che tu ne abbia bisogno o no. Sì, sì. Sì. Dunque, questo piccolo task è preso dalla letteratura di Tversky e Kahneman, non di Wigerenzer. E in realtà Tversky e Kahneman hanno studiato esattamente questo tipo di decisioni e hanno scoperto che la funzione di utilità che c'è per quelli che stanno guadagnando è diversa da quella che hanno quelli che stanno perdendo, e questo spiega il fenomeno del giocatore di Dostoevsky, perché quelli che stanno perdendo, se io le devo 100.000 euro e lei mi propone, tiriamo una moneta, se viene croce ti perdono i 100.000 euro, se viene testa me ne devi 120.000, cosa succede? Quello che è in debito accetta subito, certo. Questo è il risultato di Tversky e Kahneman, in ogni caso devo pagare, sono 20.000 in più, ma con una probabilità di 50% potrebbe venirgli perdonato il debito. Quindi quello che è indebitato, per quello che si azzarda molto di più il giocatore che ha perso la camicia e mette anche le scarpe e chiede in prestito e continua a giocare. Questo è un fenomeno molto interessante, mentre invece quello che ha soldi ha una funzione di utilità più mite e non si azzarda tanto, perché un gioco lo interessi, deve, diciamo, questo è un problema molto antico che viene ancora dal sì, che è un po' il motivo per cui non si può giocare a poker se non di soldi, insomma. Esatto. Sì. Comunque quello che volevamo scoprire qua era soprattutto se i bambini erano coscienti dei rischi, non la loro decisione, perché anche tu e Kahneman e anche Wigerenzer sappiamo
Sappiamo che l'essere umano può essere conservativo, more conservative, o più a rischio, risk prone o risk averse. Questa è una tipologia praticamente di carattere. E sappiamo che le donne sono più risk averse. Ah, non lo sapevi? No. Ah, infatti si dice che se le donne, che se non fosse stato Lehman Brothers, ma Lehman Sisters, non ci sarebbe stata la crisi in cui siamo. Le donne sono molto più conservative, che è una cosa che io buona. Con la moglie invece a poche fa. Sì. Vabbè, volevamo però scoprire se i bambini riescono a capire di che cosa si tratta e scelgono lo stesso la paghetta, però capendo che potrebbero, per esempio molti scrivono, io sono molto scarognata, sarebbe molto bello prendere i 20 euro, ma dato che sono molto scarognata preferisco prendermi la mia paghetta. Questo va bene perché ha capito che c'è un incentivo, però sceglie la paghetta perché si considera scarognata. Vogliamo parlare di qualche altra cosa oppure? Sì. Chiaramente, come avete visto, è già partito il caffè scienza, quindi non fatevi problemi. Fate domande, disturbate. A dirottare il caffè scienza verso la direzione che preferite. Allora, ripassate, scusatemi un secondo. Facciamolo anche per... Andiamo avanti su qui. Laura, cosa vogliamo far vedere adesso? Questa è la 4, no. Facciamo vedere invece la 2. È la 2. Ecco, vi ho fatto prima vedere quella dei soldi, perché questa qua è un pochino più complicata. Dovete sapere che in Italia, in Italia, in Germania i bambini adorano gli spaghetti con la salsa di pomodoro. È il piatto favorito. Se uno chiede cosa vuoi mangiare oggi, o pizza o spaghetti con salsa di pomodoro. Qui cosa c'è scritto? Dice Sebastian, che è un mio collega, abbiamo notato i nostri nomi, abita a Berlino e ama gli spaghetti su tutte le cose. Ci sono però normalmente a casa sua c'è una volta alla settimana spaghetti. Perché, cattivi, perché i tedeschi sono cattivi. La sua mamma dice, lo possiamo fare così in un futuro, se piove un giorno o cade la neve, allora possiamo cambiare, o lasciamo com'è una volta alla settimana, oppure ogni volta che piove o nevica, allora al giorno seguente ci sarà spaghetti. Però solo se piove o nevica. Sebastian si chiede, è meglio restare con una volta alla settimana spaghetti, oppure accettare questa offerta della mamma? Piove sempre. Allora, si piove molto. Però anche qui volevamo vedere cosa scrivono. Vedete che si mette, poi scrollando un po' in giù, si mettono sempre queste linee ed era molto importante che scrivano. La raccomandazione era scrivete qualcosa. Cioè dire che fanno degli errori di ortografia, non so se i bambini qui in Italia fanno tali errori di ortografia e scrivono così male in parte elementare, quindi c'era uno sforzo di capire, però scrivevano. E con questo task è risultato un pochino più difficile di quello del denaro, perché il testo è un po' lungo. Però abbiamo avuto delle risposte interessanti. Vediamo se indovinate un po' le risposte dei bambini tedeschi a questa storia. L'assioma è che tutti vogliono gli spaghetti, che lo spaghetto è con la salsa e il pomodoro. Qualcuno vuole lanciarsi, dai. Facciamo un sondaggio, su. Secondo voi quanti bambini, diciamo più del 50%, sì, sceglie il piatto di spaghetti al giorno dopo un giorno di agosto? Sì, sì. Allora, andiamo sulle mani, che votano per sì. Abbiamo un 30% di in Italia fanno un'estate questa domanda, non quest'inverno. Prima di tutto che forse in Italia un piatto di spaghetti non è tanto pregiato. Forse giusto con forse con il naso. Vabbè. Dunque, in questo task abbiamo avuto delle risposte molto diverse, ci sta, perché effettivamente i bambini non sono stupidi e dicono d'estate manteniamo la regola della settimana e d'inverno accettiamo questo qua, però hanno capito, anche qui, questa è stata una domanda con varianza delle risposte,
però in generale avevano capito che c'era, che piove molto d'inverno, che nevica, quindi c'è la probabilità di avere molti parigi, e però se non piove vale la pena restare con gli spaghetti una volta a settimana. Adesso passiamo, se vuoi, a quello dei cani. No, sempre su quello lì. Sì. Quello dei due cani rossi. No, sto andando all'incontrario. Sì. Ecco, quella è lì, questa. Ecco. In Germania, non so se, se i cani siano amati tanto qui come in Germania c'è una passione in questo momento, i cani vengono portati dallo psicologo, i cani, ci sono ospedali legatissimi per i cani, eccetera, e i bambini vogliono sempre avere un cane. E adesso ti dice, Tim vuole avere un cane e può scegliere tra un pastore tedesco e un chihuahua. Qui vedete che si tratta proprio di proporzioni, perché c'è la storia di fare proporzioni in quattro orientale. 4 di 10 chihuahua e 3 di 9 pastori tedeschi morsicano. 4 di 10, 3 di 9. Quale cane è più sicuro? Con quale cane è il rischio più piccolo? Qui aspettavamo qualcosa di molto più elaborato, perché i cani sono diversi. Cioè il morso di un chihuahua, anche se morde un po' più spesso, è un piccolino, e quello di un pastore tedesco ti porta all'ospedale. E volevamo sapere se c'era questa percezione che il rischio non è solamente la probabilità, ma anche la perdita. In realtà il rischio si definisce come il valore atteso di perdita, cioè la probabilità moltiplicata per la perdita. Quindi il morso è molto importante se è grande o piccolo. E qui volevamo vedere se i bambini percepiscono questa differenza. Qual è la vostra opinione? Facciamo una domanda anche a loro, dai. Sì. Quindi, una, diciamo, chi è, facciamo, secondo voi, secondo voi chi ha votato per il chihuahua? Alzi la mano. Che il chihuahua è più rischioso, più pericoloso del cane lupo, dato che non mi ricordo, 3 chihuahua, 4 di 10 rispetto a 3 su 9. Però il chihuahua è più piccolo rispetto a... Allora, chi vota per il chihuahua di voi? Cioè, che i bambini tedeschi abbiano votato per il chihuahua? No, tutti cani lupo. Tutti il lupo, sì. Avete ragione, perché il pastore tedesco è l'animale più amato nel, diciamo, immaginare infantile dei bambini, e tutti preferiscono il pastore tedesco e non si sono neanche accorti del problema del morso. Cioè, secondo loro è più sicuro il pastore tedesco, ma quindi il contrario di quello che abbiamo costruito come domanda. Vabbè, qui anche ci interessava vedere la percezione del rischio. Diciamo che questo task non abbiamo avuto tanto successo. Ma infatti secondo me il bambino dice vuoi il cane, poi anche un pastore male in mano che sicuramente disbrana, va bene uguale, vuoi il cane. Sì. Vabbè, comunque vedete che si tratta di task che diciamo facciamo un progetto così, si presenta questo test, poi si fanno 4 ore di intervenzione con giochi che vi mostrerò, e poi si presenta un post-test con task uguali però tradotti con altri cover stories, cioè equivalenti come problema, però con altre storielle, per vedere qual è stato il progresso. Questo è un grande esperimento che ancora sto facendo, che ho cominciato 2 anni fa e che continuo a fare in molte, molte scuole, per vedere se queste 4 ore di intervenzione con materiali buoni possono preparare un pochino i bambini a percepire il rischio. Beh, adesso faccio un po' di pausa. Sì, Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Magari, no, magari cambiando completamente argomento, so che ti avevi parlato, ti eri preparato almeno 2 o 3 giorni che ci sta tartassando con le storie dei famosi matematici. Sì, quella è una perversione mia, non volevo condividere. In realtà, appunto, io essendo un adepto di questo tipo di studi, guardo mirato e invidio anche la vostra attività. No, stavo pensando che ha una certa relazione con le osservazioni di questi risultati sui bambini molto piccoli. Aspetta, cosa questo fa che mi dicono che in psicologia dello sviluppo ci occupiamo molto delle tappe con le quali evolviamo le competenze matematiche. È una cosa che sicuramente per il parametriano
di Gerenzia forse ha reso anche un po' più chiara al dominio dei ricercatori di questo argomento, ma che trovo ancora straordinaria, la si rilegge, secondo me, in alcuni passaggi della storia dei grandi matematici. Ora faccio un piccolo ruolo più indagno, ma secondo me che credo confermi l'approccio più naif alla spiegazione. Io ho questa passione, ma è del tutto mia, di leggermi i resoconti di grandi matematici della storia su come sono arrivate a determinate soluzioni, a determinati teoremi, e ho trovato una costante, che l'originalità dell'approccio è una caratteristica indistinguibile da questi grandi risultati, e che probabilmente, con questa storia forse alla quale sono affezionato e che la rende un po' chiara, e che probabilmente sia l'unico modo che la matematica come disciplina utilizza per il raggiungimento di rotture fondamentalmente qualitative che permettono il raggiungimento di risultati che si rappresentano in pass per magari le impostazioni, le algebre, dei modi usati precedentemente. Galois, che è considerato un genio della matematica particolarissimo perché prima di 21 anni in teoria introduce la teoria dei gruppi e quindi in un certo senso riforma la matematica in maniera profonda, spedisce il suo lavoro a tre grandi matematici, a Cauchy, a Poisson e a Fourier. Cauchy dice di perdere il manoscritto. Secondo me può essere un metodo elegante per un anziano matematico nel non dire che non ci aveva capito granché. Poisson muore una settimana dopo, se non sbaglio. Fourier lo rende, l'unico che lo rende a Galois, dicendogli non ci ho capito assolutamente nulla, devi essere più chiaro. Poi Galois muore in questo drammatico scontro, spedisce una lettera al migliore amico la sera prima, quasi presentendo questa, e la lettera viene pubblicata sul Journal de Louville una decina d'anni successivamente. Lui stesso fa una grande fatica a rimettere questi appunti in ordine. Quando li rimette in ordine, la matematica cambia definitivamente. E quindi per la prima volta un problema che affondava nell'antica Grecia, cioè la risolubilità di equazioni polinomiali di grado superiore al quarto, viene dimostrata da Abel e poi da Galois. Ora Galois dimostra questa cosa a 19 anni, Gauss, Eulero compagnia bella non ci riescono in una vita, probabilmente producendo risultati anche importanti in maniera analoga, però mi pare eloquente come 12 secoli di matematici, 14, 16 secoli di matematici non risolvano quello che un 19enne, geniale quanto si vuole, però risolve il suo primo fondamentalmente teorema importante e rilevante. E ce ne sono migliaia di altri di queste storie mi appassionate. Una persona come Kronecker o come Leibniz che ricorrono a una visione del tutto mistica della matematica e che poi spiegano in questi termini dei risultati del tutto fondamentali. Boole nello stesso modo, Cantor che introduce l'infinito, Kronecker e Cantor che non possono accettare i reciproci risultati per tutta la vita, eppure è matematica. Uno è portato a pensare che la fisica probabilmente produce teorie che poi vengono accettate perché, come ho letto da qualche parte, muoiono tutti coloro che non credono in quella teoria. La fine di un paradigma è quando muoiono gli spalletti. Esatto. Però la matematica sembrerebbe dare un po' più di fiducia, nel senso un risultato. Invece anche in questo Kronecker non accetta mai Cantor da canto suo, secondo me, anche poi più in generale non accetta Kronecker, o almeno non accetta le critiche fossili da Kronecker. Però in tutti i casi, per quanto si parli di un metodo che per un esterno alla disciplina, almeno come me in parte, si percepisce almeno anche dopo Russell, la matematica come quell'insieme di strumenti che rendono un ricercatore totalmente incapace di poter fare errori quantomeno banali e lo dotano di metodi rigorosi, e nel rigore di questi metodi sembra quasi nascondersi la possibilità euristica di qualunque tipo di problema. In realtà è proprio l'opposto, la matematica Russell spiega, fa diventare schiavi dello stesso sistema assiomatico che la muove, quindi si deve cambiare, oggi diremo, ma è una conquista del Novecento, algebre. Ora, questo cambiamento di algebre, per un matematico immagino possa voler dire più di quanto può voler dire per me, però mi richiama alla mente l'approccio naivo, un cambiamento di prospettiva al problema, quindi di rappresentazione del dato, che è più rilevante del processo di operazioni che si mettono in pratica. E qui voglio concludere con una cosa che mi sta veramente molto a cuore e che ha purtroppo buona relazione con la nostra attività scientifica, perché è un assunto modellistico che è molto gerarchicamente, diciamo, lontano dai tipi di modelli che cerchiamo di fare almeno qui a Firenze.
Cioè io credo che la pedagogia abbia una grande lezione non compresa dai pedagogisti attuali almeno in Italia, quella circa la inopportunità di insegnare risultati e l'opportunità invece di insegnare metodi generali. E ma secondo me, questa l'aggiungo, cercando il più possibile di prescindere dai risultati stessi o da applicazioni del programma. Poi le applicazioni sono utilissime per vedere, per proiettare, credo, la competenza dei soggetti, però la capacità di dare un metodo totalmente, o almeno in alcuni momenti, staccato completamente da un contesto, è uno strumento più potente, perché molto spesso credo vediamo persone che eccellono in competenze matematiche in determinati domini molto specifici, e poi le stesse competenze non riescono ad applicarle a un dominio differente, semplicemente perché gli oggetti mentali a cui dovrebbero applicare le stesse funzioni, esattamente le stesse proprietà, non sono catalogati. Questo lo sappiamo noi cognitivisti, per quando andiamo a misurare vediamo che sono trattati oggetti diversi in maniera molto differente, addirittura con aree a volte corticali differenti. Però l'operazione simbolica, diciamo astratta, identica, Gigerenzer l'ha fatto vedere chiarissimamente, però la stessa operazione non è minimamente padroneggiata da chi l'applica bene in un dominio, necessariamente in un altro dominio. Quindi, secondo me la nostra pedagogia a volte è estremamente nozionistica e molto meno invece metodologica. Questo è il problema di quando poi si assume gli psicologi all'università e cominciano a studiare matematica invece di dedicarsi alla loro scienza. Allora, se non ci sono domande, mi farei qualche giochetto con loro, Laura. Non so se ti sei pronto, se non hai esperienza di classici, tipo il giochetto tipo l'ultimatum e cose del genere. Sì. Non so se ce l'avevi già pronto. L'ultimatum se possiamo semplicemente raccontare. Sì, prova a raccontargli un po' di giochi, comunque il microfono fanno bene. Tu cerchi l'ultimatum? Sì, certo. Dunque, questo discorso sulla matematica dei grandi matematici non è tanto lontano dal discorso della matematica dei bambini, perché in realtà i bambini, e questo lo vediamo sempre quando guardiamo i bambini nelle quarte elementari, nelle seconde, portano con sé una enorme fantasia che a volte la scuola distrugge. Noi abbiamo avuto, per esempio, questo è in nona classe che corrisponde quando i bambini hanno 15, quando i ragazzi hanno 15 anni, come si chiama la classe qui? Sarebbe la seconda superiore. Abbiamo fatto dei test con i problemi del, come si chiama, percentuali, e ci siamo accorti che quelli che avevano fatto la teoria con i libri erano più scarsi che quelli che non l'avevano ancora fatto. E ve ne do un esempio. Il task è semplicissimo. Un giardiniere vuole piantare 600 alberi di un certo tipo e sa che durante l'inverno di questo tipo di seme il 40% vanno persi. Quanti ne deve piantare? Vuole 600, 40% vanno persi, all'incirca quanti ne deve? È statistico, quindi all'incirca. Dunque, quelli che non avevano ancora studiato le percentuali, molti, più di 70%, l'hanno fatto bene. Hanno semplicemente detto, se ne vuole 600, il 40% muoiono, devono. Hanno scritto una riga, 1000. In quelli che avevano già studiato le percentuali, la risposta più frequente è stata 840. Perché hanno preso 600, hanno preso il 40% di 600 e l'hanno aggiunto a 600. Perché avevano imparato a calcolare la percentuale di quello che si chiama il Grundwert in tedesco. E quindi aver studiato le percentuali ha rovinato la loro fantasia. E questo succede molto spesso a scuola, che praticamente i libri con tutte queste ricette, una dopo l'altra, i metodi, invece di stimolare la fantasia, la uccidono molte volte. E i ragazzi vengono solo dopo bravi a utilizzare le formule, a utilizzare le ricette, ma non più ma a pensare. E a non pensare, non riescono più a pensare liberamente. Quindi questa è una cosa che si può dire, che ha a che vedere con quello che hai detto tu, che per esempio Galois era un uomo molto solitario, non si è lasciato trasformare dal medio, né dalla scienza istituzionalizzata,
diciamo in modo ancora molto libero sui radicali, la soluzione delle equazioni con radicali. E questo è vero anche per i bambini, cioè la fantasia, uno dovrebbe riuscire a scuola da una parte a insegnare i metodi, ma senza distruggere questa freschezza e questa intuizione infantile che è ricchissima. Adesso fai vedere. Sì, allora ho recuperato dei giochi che poi possiamo fare insieme. Questo è un classico. Allora, il gioco dell'ultimatum tipicamente si fa prendendo due persone, a una si dà 10 euro e si dice quanta parte di questi 10 euro offri alla seconda persona, e la seconda persona però può accettare, cioè in quel caso di dividere i soldi, o rifiutare, in quel caso tutte e due perdono qualsiasi cosa, d'accordo? Allora, facciamo un po' un sondaggio tra di voi, supponendo che siate quindi a cui vi è offerto i 10 euro, quanto offrite alla seconda persona, diciamo nel caso per una generale, sono io. Allora, scusa, qual è il vantaggio a rifiutare? Non ho capito. Allora, intanto facciamo il gioco. Quanto offrite? Okay. Prendiamolo un paio a caso, mi ci vuole l'altro microfono. Cominciamo a fare un sondaggio così. Capisco, nel senso che sembra che... No, ho capito. Io ti do 10 euro? Sì. Quanto le do, No, ho capito, ma... No, perché l'altra persona conosce il gioco. Perché anche un euro va bene. No, la seconda persona conosce il gioco. Il discorso è che la seconda persona conosce il gioco. Ti offro un euro. Ti offro 5 euro. Ora facciamo il contrario. Lui gli ha dato 10 euro, e gli ho dato 10 euro e ti offro un euro. Ti accetti o lo punisci? No, certo. Ti sei troppo razionale. Allora, gli ho dato 10 euro e lui deve decidere quanto darne a te. No, scusa un attimo, Devi dirmelo che l'altro vede che gli hai dato i 10 euro. Certo. L'altro conosce il gioco, conosce il gioco. Certo, infatti ci sono varie opzioni, la seconda se l'altro vede o non vede il gioco. Ah no, se conosce il gioco gliene do la metà. Perché in realtà la cosa divertente è questo gioco. 40%. Un po' di vantaggio. Se conosci il gioco gli do un euro, perché se risulta perdiamo tutto. Va bene, a te gli dai un euro. Te accetti un euro. Se lui si intasca 9 euro, se lui si intasca 9 euro e non. Voglio pagare. Del 40%. Il gioco in realtà, glielo ho fatto la precedente. Se gli hai appena fatto qualche giochetto, qualche cosa per cercare di dargli un'idea dell'economicità della faccenda, tendono ad accettare un euro. Ma se lo fai le persone normali, tendono a punirti. E le persone lo sanno e tendono infatti offrono 5 euro normalmente. Questo per dirvi, per tornare un po', per puntare, e poi magari facciamo passare. Per dire che la nostra percezione di utilità, a rischio e così, è molto legata appunto all'essere sociale. Cambia completamente se gli dico, te ti do 10 euro, quante ne offri a lui che non sa quanto prendi te? No? A quel caso chiaramente la gente offre un euro, no? Poi è ancora diverso, dico, ora gioco con te, offri a lui quanto vuoi, poi dopo per toccherà a lui, no? Dunque, volevo dire che su questo gioco c'è stata grande analisi anche l'Istituto Max Planck, l'ha fatto Monica Keller, che si può cercare in internet, che ha fatto un confronto tra i bambini cinesi, i tedeschi e americani, e ha visto delle differenze, e ha visto anche delle differenze fra maschi e femmine in generale. Dunque, i cinesi, la cosa interessante è che i cinesi tendono a offrire 50, cioè 5 euro, e che anche l'altro, quello che è dell'altra stanza, questo gioco lo si fa, non so, ci sono varie modalità, comunque quell'altro sa molto bene le condizioni. In Cina, quando non si offrono 5 euro, l'altro si arrabbia e dice non accetto, pur essendo tutti molto più poveri questi ragazzi, però dico non accetto. E d'altra parte quello che offre è molto più, diciamo, morale e in tendenza offre 5 euro. In Germania c'è una cosa molto interessante, c'è una differenza tra bambini e bambine. Se i bambini tendono a offrire un po' meno, però l'altro, se è troppo poco, non accetta,
e si stabilizza, cioè diciamo una buona maggioranza di casi in cui offre 4 e rimane con 6 il maschio. Le bambine tendono in Germania a offrire 5 euro. Ma che i tedeschi sono un po' tirchi? No, ma non è che tirchi, no, le bambine chiedo, sono morali. E i bambini dicono, vabbè, io gli offro 4 perché lui sa che sono un pochino meno di 5, va bene, perché tanto gli conviene lo stesso prendersi 4 euro, non uno. E allora si stabilizza questo, che è molto interessante. E negli Stati Uniti anche. Anche negli Stati. Non so se hai qualche commento, se no si fa un altro gioco, eh. Facciamo un altro gioco. Allora, facciamo invece un Wason Selection Task. Ecco. Sì, ce l'ho, vai. Che l'avevo, che l'avevo visto. L'avevo, ce l'avevo prima, vediamo se lo ritrovo. Ecco, questo è quello che si diceva. Prova a farlo te, vai. Fondamentalmente, questa l'abbiamo forse questa già è la parafrasi dell'incipit anche di questo, che della presentazione. Ed è un po' il tema della rappresentazione che oggi un po' abbiamo anche toccato e che è un tema comune, quindi volevo anche dire l'altro spunto che secondo me è interessante, molto spesso a priori prima facciamo il gioco perché sennò sì, no, pensa troppo. Solo per incidere per presentare il gioco, la matematica molto spesso secondo me la consideriamo qualcosa di in un certo senso di monolitico e di capace di autodefinirsi come altre discipline scientifiche. In realtà io non sono così certo che tutti facciamo uno più uno senza andare troppo in là nello stesso modo. Franco è leggero disaccordo con me su questo, ma io credo sia un tema aperto, cioè qual è l'elaborazione mentale reale stringente che viene prodotta facendo uno più uno. E questo esercizio secondo me va nella direzione. Non gli lasci pensare troppo. Questa direzione. Ok. Devo presentare il gioco, ok. Fondamentalmente in questo gioco viene chiesto al soggetto di dire quante carte è necessario verificare per verificare la regola che le carte rosse hanno un numero pari sul retro. Cioè per vedere se è violato. Quindi il numero di test, visto che ognuna di queste 4 carte ha qualcosa sul retro, al soggetto viene chiesto di verificare la proposizione in alto e viene chiesto quante carte minimo bisogna girare per verificare se la regola è violata. Allora facciamo un gioco. Chi sa chi girerebbe la prima, il 7? Ah, chi gira il 7? Chi gira il 4? Qualcuno gira il 4. Chi gira il rosso? E chi gira il blu? Ma questo è rosso. Quanto il rosso era una parentesi. No, il 4 nel 4. Vabbè, parte della soluzione, è un task difficile per noi. Certo. Adesso facciamolo in un contesto sociale. Allora, questa cosa è di un poliziotto, entrate in un bar e dovete verificare che la seguente regola non venga violata. I minori di 18 anni non possono bere alcolici. Nella prima avrete qualcuno che beve birra, non sapete l'età. Nella seconda avrete qualcuno che beve Coca-Cola. Nel terzo vedete qualcuno evidentemente minorenne che sta bevendo non sapete cosa. E nel quarto vedete qualcuno abbondantemente maggiorenne. Sì, no, è il Bieber, no? Cantante anche un altro. Che sta bevendo qualche cosa che non sapete. Quali di queste situazioni investigate più in dettaglio? Allora, chi va a vedere la carta d'identità del primo che beve birra? Chi è che va a vedere la carta d'identità di quello che beve Coca-Cola? Chi è che va a vedere cosa sta bevendo Justin Bieber? Allora, se ci pensate, questo è esattamente questo task qui. Identico, sono le stesse carte che vanno girate. Però, questo è un task estremamente difficile. Facile. Ma questo qui con le carte è difficile da pensarci. Questo è un task facile, forse avrei saputo commentare qualcosa su questo. Questo task, sì. Dunque, la bellezza di questo task è che ha a che vedere con l'implicazione e i bambini devono imparare molto presto anche questo. Le regole sociali. Le regole sociali e le regole dell'implicazione.
E si può, facendo questo gioco con queste regole sociali, si può introdurre l'implicazione logica come emergente dal contratto sociale, perché in fondo la teoria di Sperber è che noi abbiamo un modulo nel nostro cervello per detettare le bugie degli altri, cioè noi siamo costantemente applicati a capire con chi possiamo, di chi possiamo avere fiducia e di chi no. E in fondo si tratta qui di contratti sociali, nel caso della birra, mentre invece nell'altro di una situazione completamente astratta in cui la logica, la regola logica si deve trattare. Allora, noi cominciamo con cose di contratti sociali, anche questo in parte elementare, forse potrei far vedere l'articolo, e poi passiamo al caso più astratto, cioè andiamo dal caso molto concreto delle regole: se mi aiuti ti presto la bicicletta, e si vede il bambino che aiuta, quello che non aiuta, la bicicletta, la non bicicletta, e si comincia così, e poi si passa invece al caso più astratto con lettere, numeri, quello che sia. Quindi per insegnare l'implicazione come emergente dal contratto sociale e dal nostro modulo che abbiamo preparato per detettare la bugia, quello che dice che mi aiuta e non mi aiuta, eccetera, eccetera. Che è un bel modo di trattare la logica. Proviamo i giochi. Comunque non hai dato le soluzioni. Magari sì, non hai detto quante carte vanno scoperte. Ah sì, le carte sono due, la prima e la terza. Sì, effettivamente il primo è più difficile. Cioè, anche se... Aspetta. Cioè, sono uguali, ma è quello. Sì, quello è la mia percezione. Il primo, poi ci devo pensare anche se sono la stessa logica. Però, ripensandoci, probabilmente l'avrei capito più velocemente se invece di dire che le carte rosse hanno un numero pari sul retro, fosse state le carte rosse non possono avere un numero di dispari, cioè perché quella dopo è la uguale. Sì, però infatti quello dopo era non possono avere la tipologia, no? Cioè era formato con l'animazione, cioè personalmente è esattamente identico a dire che per altro si è proibito che abbiano numero di dispari, ma io avrei fatto non è ancora più difficile, ti dico, no, perché guarda, in realtà quell'altro è proprio difficile, perché ti dico, se una regola che è enunciata con un non è violata, se ci pensi, cioè, quella regola è ancora più difficile, perché ti dico, vedere se è violata la regola per cui quelli minori non possono, no, cioè, no, ma la minori devono bere l'alcol, sì, no, così è, ma la regola è: i minori di 18 non possono bere alcolici, e devi vedere se questa regola è violata dal punto di vista logico, cioè se glielo fai a vedere i casi, perché è un contratto sociale, no, perché vedo l'alcolico, sì, ma se ti dico appunto le carte rosse non possono avere un numero di dispari sul retro, vedere se è violata, secondo me è ancora più difficile, però forse è più facile puoi rimettere la precedente, no, delle carte. Io qui avrei verificato tutte le carte, perché il 7 potrebbe essere una bugia, no? Potrebbe essere una carta rossa. Il 7 è bisogno. Il 4 potrebbe essere una bugia, nel senso che se la giri è blu. La regola non ti dice nulla, la regola è solo sulle carte rosse. Cioè non dice che solo le rosse. Solo le rosse, solo le rosse hanno un numero pari. Le carte rosse non devono avere un numero dispari dietro. Le carte non possono avere un numero dispari. Quindi sarà il 4 girandolo. Non è rosso, non importa. Esattamente, come la carta blu può veramente un numero pari. Esattamente, quella è la carta che viene girata più spesso dell'errore. L'errore è più perché l'errore è classica inversione. L'errore è sempre il 4. Cioè la gente dice il 4. Girando il rosso, fa benefici, è una delle cose migliori. Si gira la rossa e il blu no, perché il blu è. Non si dice che può violare.
grazie. Secondo la discussione, appunto, forse deve un po' dipendere, discussione che facevamo su la probabilità condizionata rispetto alla probabilità congiunta. Per esempio, facciamo un altro esempio, no? Cioè, tanto per dire, poi dopo andrei forse, perché avevo fatto la discussione l'altro giorno, ma ho tenuto un ore e mezzo. Allora, escono 5 pari alla roulette, va bene? Scommettete sul pari o sul dispari? Dopo che 5 pari sono usciti. Tutti noi sappiamo che è la stessa cosa. Però sappiamo anche che è molto improbabile che escano 6 pari di seguito. D'accordo? Allora, come si coniuga il fatto che la probabilità di uscire un pari, oppure quello del classico, no? Ho fatto 4 figlie femmine, voglio assolutamente il maschio, no? Allora, uno dice, chiaramente è difficile, no? È improbabile che escano 6, 7, 8 numeri pari di seguito. Assolutamente improbabilissimo, su questo siamo tutti d'accordo. E siamo tutti d'accordo che dopo che sono usciti 6 pari, è la stessa cosa scommettere sul pari e sul dispari. Come si coniugano però insieme queste due cose? Perché era stato già improbabile uscire 4 pari. Sì, però diciamo, sono già usciti. La nostra difficoltà che tutti noi abbiamo, perché nella vita di tutti i giorni, se non ci mettiamo a pensare, no, tendiamo a assumere questa qui, è dovuta al fatto appunto che la probabilità congiunta di vedere tutto è molto bassa. Ma la probabilità condizionata, cioè di avere un nuovo pari e prendere da 7 dopo 50%. Perché? Perché la probabilità congiunta va divisa appunto per la probabilità di avere i primi 6, che pure molto piccole, si bilanciano le due cose, però diciamo, non è facile. No, questo esempio mi ha ricordato la risposta che una volta mi dette un amico fisico. Disse, secondo me un matematico giocherebbe casualmente con pari o dispari. Viceversa, un fisico, dopo che è uscito 4 volte dispari, giocherebbe ancora dispari. Perché ovviamente se la roulette è perfetta è ovviamente differente, però nel caso in cui non lo sia, è un'ipotesi plausibile, certamente quella lì ti indica che l'effetto va in quella direzione. Allora, facciamo qualche altro gioco sparso. Ce n'è un altro che mi credo si presenta in un altro libro, non quello sui numeri in gamma, che è più interessante. Vediamo un po' se me lo ricordo. No, deve essere prima. Che è quella... chissà dove è andata a finire. Chiaramente ha preso il tuo anche su tutte le cose. Non è qui. Ma qui. Era l'umoristica di Take the Best. Che cioè, diciamo, tutto questo discorso in realtà in un progetto che, con cui sto lavorando con Andrea, porta poi a cercare di vedere invece il dato positivo del funzionamento del cervello umano, perché l'idea è che il nostro cervello è stato selezionato per lavorare bene in certi contesti, quindi chiaramente sbaglia quando andiamo al casino o quando dobbiamo fare certi calcoli matematici, però il fatto che sbagli non deve essere per forza negativo, anzi probabilmente ha avuto una funzione anche positiva nell'evoluzione, no? E quindi questa diciamo non è un'idea mia, è un'idea che io ho visto popolarizzata la differenza, cos'è? Beh, Cosmides è stata la prima, Lydia Cosmides e John Tuohy hanno cominciato questo programma di cercare di associare delle condizioni dell'evoluzione a queste fallaci cognitive o piccoli errori o euristiche che le persone usano, Lydia Cosmides. Giger è questo filone naturalmente, è l'ultimo libro che è appena uscito, si chiama Ecological Rationality, cioè razionalità ecologica, che dice che la nostra razionalità dipende dal contesto e dipende dall'ecologia di quello che ci circonda, e è una dei, proprio, delle colonne diciamo del pensiero di Giger. Mi ricordo che in un libro di Giger lui racconta che
era forse invitato ad una università degli Stati Uniti, credo dell'Inghilterra, e lavorava con un docente di, credo sia, ottimizzazione, ricerca operativa, qualcosa del genere, ma che insegnava il fatto che per prendere la decisione dovrebbe valutare tutte le opzioni, non moltiplicare per il peso che queste possano avere nella decisione e poi ottimizzarci e cercare il massimo di questa utilità marginale, insomma, come si chiama. A questo professore gli avevano offerto un'altra università di cambiare e quindi stava cercando di valutare se accettare l'offerta oppure no. E allora l'interesse dice: ma te insegni questa tecnica perché non ti metti, no, quell'elenco di tutti i vantaggi che avresti cambiando università, ci metti accanto un peso, massimizzi questa utilità. E lui ovviamente ha risposto: ma guarda, qui sta parlando di cose serie, eh? Allora, e appunto basandosi su questo, appunto, l'interesse era speculato il fatto che noi nostra mente in realtà funziona in maniera molto diversa. Sì, cioè. Sì, sì. Questo esempio qua del problema dell'infarto, cioè un paziente che viene in clinica e bisogna decidere se va, come si dice, nell'unità terapia intensiva o lo si mette a letto. Come fanno i medici a decidere questo? In realtà, diciamo, queste decisioni sono prese con routine molto semplici. Guarda il suo elettrocardiogramma e nell'elettrocardiogramma ci sono alcune alterazioni che sono fondamentali, per esempio il segmento ST, tutto il collettere, no? Se quello si altera nel percorso delle ripetizioni di questi intervalli, subito deve andare nella coronary care unit, in quella intensiva. Se invece non è così, guarda altri fattori, ma c'è una specie di sequenza lessicografica. Cioè, se c'è questo fenomeno dell'ST, subito nella intensiva, se invece non ce l'ha, si guardano le altre cose, per esempio la storia, se ha preso già delle medicine con la nitroglicerina, se ha avuto un infarto poco tempo fa, eccetera, e una dietro l'altra si guardano queste condizioni e si decide in ogni caso se va a letto oppure alla coronary care unit. Questo è molto diverso da quello che si è postulato sulle decisioni dei medici, molto diverso. Si è sempre pensato che i medici cercano di ottimizzare e di ridurre naturalmente il rischio di non trattare un paziente veramente malato. Però il medico ha delle routine molto più semplici di queste. Se non sbaglio, nel libro appunto di Firenze diceva che qua, una volta applicato il metodo quello più razionale, si arriva a posteriori su un'efficienza del 50%, cioè essenzialmente tirare una moneta di no, così nel libro. No, questo mi fa l'altro capitolo che ho scritto io su questa cosa qua. No, abbiamo fatto il confronto di c'era un metodo, una specie di sistema esperto che funzionava con regressione logistica, che i medici avrebbero dovuto usare ma non lo volevano usare perché ai medici non piacciono i sistemi esperti. C'era, diciamo, l'intuizione dei medici, le decisioni, e c'era questo metodo qua. E si sono fatti i confronti e questo è il migliore. Cioè anche quello esperto con la regressione logistica commette più errori, cioè di assegnare un paziente che non è malato all'intensiva o viceversa, che è molto più grave, di questo metodo qua. Ho letto male il libro. Però la cosa interessante è che ho trovato un esempio storico che è una pagina del Taccuino di Darwin. Ah, per sposarsi o non sposarsi, questo lo cita Ghigarenza nel libro. L'ho trovato la pagina del Taccuino, e sono, diciamo, messi a confronto, quindi poi penso, diciamo, in qualche maniera ci associo un peso, le ragioni per sposarsi o per non sposarsi. Allora le leggo, allora sono le ragioni per sposarsi: bambini, se a Dio piace, e una compagnia costante e amici nella tarda età che siano interessati uno all'altro, un oggetto da amare e da giocarci, e la casa, qualcuno che ti prenda a casa, che prenda cura della casa, e la musica e il chiacchiericcio femminile. Queste cose sono buone per la salute, ma una terribile perdita di tempo, quindi diciamo l'ha messa dalla parte, ma evidentemente, e chiaramente better than a dog, meglio di un cane in ogni caso. Le ragioni per non
sposarsi, è la libertà di andare dove non gli piace, la scelta della società da cui, diciamo, con cui passare il tempo, la conversazione con uomini, diciamo, di buona qualità e al club. Non essere forzato a visitare i parenti e, diciamo, essere messi in agitazione per ogni soffio di vento, avere le spese e le ansietà dei bambini, magari litigare, perdita di tempo, non posso leggere la sera, la obesità e, diciamo, la pigrizia, l'ansietà e la responsabilità, la perdita di meno soldi per comprare libri, e se ci sono troppi bambini essere forzati a guadagnarsi il pane, ma si sa che fa male lavorare troppo, e forse la mia moglie non mi piacerà vivere a Londra e quindi mi toccherà seppellirmi in campagna. E chiaramente alla fine cosa ha fatto? Si è innamorato. Beh, ha sposato la cugina. Però si è innamorato. Si è innamorato sua cugina e ha detto Mary, Mary, Mary. Perché questo è un modellamento delle emozioni che Gigerez secondo me fa in un modo geniale. Cosa sono le emozioni per Gigerez? Sono stopping rules dei nostri calcoli per massimizzare la nostra attività. Cioè, se non esiste l'amore, l'uomo dice, beh, devo sposare una signora con la quale avrò dei bambini molto sani, eccetera, eccetera, andrebbe provando una dopo l'altra, così. Mentre invece entra questa grande emozione per non cercare più, perché sennò se la passerebbe cercando, alcuni uomini se la passano cercando, ma supponendo che sia il caso naturale, l'amore stronca la ricerca e si comincia la famiglia. E la stessa cosa succede con i bambini piccoli. Perché esiste questo enorme amore per i bambini piccoli? Perché sono indifesi e hanno bisogno di cura, e i genitori non fanno calcoli maximizing utility quando decidono di alzarsi per andare a vedere il piccolo che sta piangendo. Quindi le emozioni sono costruite dall'evoluzione per ridurre i calcoli di utilità e agire in un modo immediato senza pensare ai costi. Esatto, lo sapevo che sarebbe stato complesso. Lo sapevi, ci avevi pensato? No, mia. Io di questa teoria qua delle emozioni, che purtroppo non è ancora stata ben scritta da Gigerez, mi emoziona moltissimo, perché in generale le emozioni sono trattate come sistemi di evaluation, cioè se sto bene ho un'emozione positiva, se manca una cosa buona ho una, se invece sto male cioè avrò delle emozioni negative, cioè come se fossero dei sistemi di valori di come mi sento. Mentre invece questo modellaggio attraverso l'utilità, cioè che non mi interessa più cercare di massimizzare l'utilità e faccio, vado dal mio bambino o mi sposo, eccetera, eccetera, mi sembra molto più azzeccata come modellamento delle emozioni. E quindi convertono anche le emozioni in euristiche per l'azione, per ridurre. Sì, anche perché visto da un punto di vista emotivo, e quelli che sono stati, diciamo, figlioli di genitori non hanno fatto i calcoli e sono andati lì a vedere se stavano bene, indipendentemente se gli facevano fatica ad alzarsi, sono sopravvissuti probabilmente più facilmente di quelli che erano genitori che se ne fregavano, e quindi. Certo. Sto pensando agli esperimenti con i bambini, che prima li fai grosso spavento e poi li mette a risolvere i problemi, no? Magari. Oppure pensavo anche a una situazione di guidare la macchina, ti tagliano la strada, hai un'energia negativa e arrivi al lavoro e ti dico il primo che capita, no? Sì. Beh, questo, diciamo che Gigerez non è un grandissimo specialista di tutti i tipi di emozioni. Esistono naturalmente gli studi sull'emozione come un euristica che ti blocca, e a volte è molto conveniente, in una situazione di incidente può darsi che essere bloccati sia conveniente, e anche la cosa che prima, per esempio, in Germania si portavano i bambini lungo, questo è tremendo, lungo i limiti dei propri terreni e si picchiava perché imparassero questi limiti, piangendo imparavano questi limiti. C'è questa tremenda teoria del secolo XIX che soffrire fissa di più
le esperienze e quindi si impara meglio. Per fortuna questo tipo di teoria è stata superata. Il trauma sicuramente fissa la memoria, però che poi sia etico farlo. Questo, diciamo, metodo pedagogico è stato superato perché non funzionava o perché non era etico? Perché non era etico, perché funzionava. Purtroppo si deve dire che adesso che ci sono tutti questi studi, non so se in Italia si parli tanto della disciplina, in Germania c'è stato tutto un affievolire della disciplina dai 70, anzi dal 60 al 90. È andata sempre diminuendo la disciplina, i bambini avevano sempre più libertà, l'autorità dei professori diminuiva, dei genitori anche, e adesso si sta tornando indietro, si sta tornando indietro per un bellissimo libro di un direttore di un, come si dice, internat, dove i bambini dormono, come si chiama? Un collegio, in cui c'è grande disciplina all'antica, i ragazzi sono bravissimi e anche molto contenti. I professori sono severi e ci sono delle regole molto fisse, molto serie, e i bambini sono più contenti, che si chiama Salem, questo collegio. Questo qua ha scritto questo libro e ha fatto un'esplosione, adesso tutti parlano di tornare un po' di più alla disciplina, e si ritorna a pensare al secolo XIX, quando c'era un sacco di disciplina e sanzioni, e a quanto pare non è che i ragazzi fossero tremendamente infelici, ma anzi, erano seri. Io ho appena letto un libro di Oliver Sacks, sì, molto, che scrive molto bene, che racconta la sua infanzia nel sistema educativo inglese, che non doveva essere molto diverso, anzi dice che era un componente di bullismo aggiuntiva, devo dire mi ha fatto un po' rabbrividire. E si intitola Zirkunstein, questo libro. Come? Zio Tungsteno racconta la sua infanzia chimica, era appassionato di chimica fino a 13 anni, per 13 anni e a 13 anni già sapeva tutto, diciamo, della chimica, ho detto basta, so già troppo, passiamo un'altra cosa. Comunque il sistema educativo inglese era appunto disciplina e più bullismo. Cos'è bullismo? E quando picchiare? Sì, quindi i più grandi ti picchiano, ti umiliano, ti fanno fare. Perché? No. Però vorrei, adesso che stiamo per finire, riunire un po' le cose che abbiamo detto da questa parte con quello che hai detto tu, per questo discorso sulla matematica, sulla scoperta, sulla bellezza di capire la matematica non come una costruzione severa, astratta e noiosa, ma come una specie di linguaggio della natura, linguaggio non in cui il libro della natura è scritto, ma semmai il linguaggio che il nostro cervello riesce a costruire per comprendere la natura, è molto molto bello. Mi sembra che sia il momento un po' di unificare. In realtà una cosa mi sta venendo in mente mentre prima descrivevi l'effetto, il ruolo di stopping rule delle emozioni. Credo che un'altra straordinaria osservazione, secondo me, è abbastanza recente, che va in questa direzione, porti però l'emozione a volte a essere anche un presidio ulteriore alla capacità computazionale del stopping rule, non solo o non solamente una stopping rule. Se uno vede la stopping rule come una non linearità, quindi laddove in precedenza si integrano delle informazioni ambientali in maniera più regolare, canonica, lineare, un semplice elemento è in grado di bloccare la ricerca della soluzione migliore, o più, in maniera più complessa, pesare di più una determinata informazione e di meno un'altra. Beh, io ho in mente l'idea, il processo della prima impressione. Se si cerca di scrivere le equazioni, un sistema di equazioni accoppiate che riassumano la prima impressione, che di solito dura pochi secondi, verrebbe fuori che gli esseri umani sono in grado di integrare 20, 30, 50 dimensioni informative in maniera totalmente inconsapevole, trovando una soluzione in uno spazio molto complesso e molto spesso molto buona, un'ottima approssimazione. Questa cosa è un po' l'opposto, quindi vediamo come la nostra mente sbaglia nel fare inferenze probabilistiche anche semplici. Però con i formati difficili. Non riesce a fare niente. Esatto, va tutto bene. Quello appunto porta il problema sulla rappresentazione, e se vogliamo sul discorso che la creatività è molto una caratteristica più peculiare dei grandi matematici che non la, la,
l'adesione fredda e rigorosa al sistema di assiomi dato. Però siamo tutti noi dei computatori mirabili nell'avere la prima impressione su un gruppo di persone. 10 persone, chiediamo banalmente qual è la cosa che ti ispira maggiormente fiducia, quasi tutti abbiamo una risposta nei primi 15 secondi, può essere anche quella sbagliata. Però in generale, molte volte, straordinariamente, un numero elevato di casi è sempre quello giusto, e le persone non sono nemmeno consapevoli di aver integrato tutte le informazioni. Magari non le hanno integrate, magari c'è un feedback. Magari c'è un feedback, però sono delle non linearità comunque. Si possa, il sistema in ogni caso diventerebbe molto complesso, eppure il cervello lo fa in maniera del tutto naturale usando pochi. Quindi sicuramente può essere un modo di leggere il problema, quello delle emozioni come stopping rule, elemento fondamentale per interrompere la catena sillogistica. Dall'altra anche però qualcosa che evidentemente l'evoluzione può aver sviluppato proprio per introdurre questo tipo di ruolo. E in generale, per concludere almeno, quello che appunto me richiama nella storia della matematica e che poi è descritto Franco Sarda Ramachandran, che è un grande neuropsicologo ripreso anche dai neuropsicologi più moderni, è un fenomeno chiamato sinestesia, e si riesce a vedere come molti pazienti neuropsicologici con lesioni particolari hanno un'alterazione della costruzione fondamentalmente dell'informazione percettiva in prima istanza. L'esempio più classico sono gli individui che riescono a vedere conformazioni numeriche colorate in maniera differente, quindi con una tinta differente, quando in realtà magari tutti i numeri sono indicati, sono colorati con la stessa testa. Questo tipo di classificazione, categorizzazione, che è un po' il meccanismo basilare del sistema cognitivo, questa categorizzazione si impone al soggetto che ha questa percezione differente da quella canonica. Ecco, questa Ramachandran ha questo fenomeno dal nome di sinestesia, ipotizza che sia la regola del cervello e non l'eccezione, ma che sia molto molto difficile individuarla. Si individua in pazienti quando questa è visiva, non la si individua in altri. Ecco, l'idea generale è che si utilizzi un'area, diciamo genericamente, del cervello, che se non è così, un circuito neurale o eventualmente un modulo alla Jasper Fodor, se uno volesse assumere quel linguaggio, sarebbe più adeguato come oggetto, ma un comparto del sistema cognitivo che si occupa normalmente di un compito A. Beh, quello che si afferma con la sinestesia è che spesso la competenza sviluppata per il compito A può interferire o legarsi o in maniera straordinaria comunicare con la risoluzione di un compito B assolutamente non relato ad A. Quando questa cosa avviene e quando i sistemi di analisi percettiva sono anche molto distanti, per esempio quello tattile e quello visivo, per esempio rappresentarsi informazioni visive in termini uditivi, le mnemotecniche sono nient'altro che rappresentarsi informazioni a un certo livello di astrazione utilizzando invece un sistema che è diverso, per esempio costruendo una narrazione associando un numero ad una narrazione. Ecco, in generale ci sorprende tantissimo che bambini autistici non in grado di comunicare vengono descritti da Luria come capaci di rilevare in pochi secondi numeri primi di 10 cifre, ridendo e dicendoseli l'uno all'altro, questo è uno dei passaggi più, secondo me, affascinanti, e non riusciamo ad accettare di contro invece che sia possibile che persone che estraggano competenze generali dal proprio dominio poi siano in grado di applicarle in maniera mirabile a domini apparentemente inaccessibili ad altri. Ecco, la mia sensazione è che sia qualcosa di più del semplice risultato di un percorso di studio o di apprendimento, che serva questo, ma che poi intervenga quello shift qualitativo, quel cambiamento di prospettiva, forse di organizzazione mentale stessa dell'informazione, che rende, come diceva Laura stasera, la soluzione dopo semplice, paradossalmente, il grande lavoro, un lavoro di riformulazione della rappresentazione che lo stesso matematico, si evince da molte delle loro autobiografie, fa per tutta la vita per vedere il problema complesso in maniera molto molto semplice. No? Io dico l'ultima cosa, volevo farvi vedere, perché la mia vita è molto molto semplice con i bambini, che io, dato che Jerome Bruner, un grande psicologo, dice che la cognizione si rende forte lavorando
prima inattivamente, cioè con veri oggetti che si toccano, poi con rappresentazioni iconiche come le sirenette e le principesse, e poi passando ai simboli. Allora io, per esempio, rappresento i bambini con il cubetto blu sotto, le bambine con i cubetti rossi, di una classe, e poi verde e giallo sono capelli corti e capelli lunghi. Giallo capelli lunghi, verde capelli corti. I bambini costruiscono la loro classe identificando ogni bambino, bambino o bambina, con il cubetto blu o rosso e coprendolo con capelli lunghi o capelli corti, e poi devono rispondere alle domande come: se uno ha i capelli corti, scommetteresti che è maschietto? Se uno ha capelli lunghi, scommetteresti che è una bambina? E devono, attraverso il contagio di questi cubetti, scommettere, come nel caso della principessa. Perché faccio questo con i cubetti? Perché sono il modo più embodied di creare un tipo di cognizione corporale, praticamente, di queste probabilità condizionate per prepararli al futuro. In questa fase funziona molto bene, sì, sì, funziona bene. Oh, scusate, siamo in 5 minuti, visto che il nostro pubblico online ci ha fatto una domanda, è Rosa dalla Spagna, che dice: un argomento interessante e non sento nulla. Dice però, il ragionamento matematico è più grande del pensamento numerico, insomma del ragionamento numerico, e questa è una ricchezza del pensiero umano. Non credete che non sia narrativo, non dovrebbe essere un problema, credo. Questo, diciamo, voi leggete lo spagnolo, parte del spagnolo. Allora, quindi, diciamo, dice che il pensamento matematico è molto più ampio che solo quello numerico. Sì, perché c'è tantissime ramità della matematica. La tecnologia, tutto quanto, hai voglia, sì. Anzi. Se non è pleno, sente nulla questo. Vuoi la parola spagnola, entonces? No? Dunque, sì, ha ragione a dire che il pensamento matematico, il pensiero matematico è molto più ampio che fare i conti è una cosa piccolina in matematica. Però, diciamo, quello che non capisco è perché si riferisce al narrativo. Ah no, forse si sta... Purtroppo non lo abbiamo qui, possiamo provare, ma non so. Cosa vuol dire? Che non sia narrativo, ma deve essere, che non si possa raccontare. Sì, forse si riferisce. No, suppongo. Forse si riferisce al fatto che te prima hai fatto, la mia è una supposizione, no, la risposta, e si riferisce al fatto che all'inizio hai detto come l'acquisizione del linguaggio sia più antica, quella della scrittura più moderna e quella della matematica ancora più moderna. Non so, suppongo che possa essere questa la domanda. Cioè, che non si racconti come una storia. Sì, se questa fosse la domanda, contiene già la risposta. Il fatto che non sia narrativo è il problema, nel senso che siamo parecchio bravi a narrare e siamo parecchio meno bravi a manipolare i simboli astratti che sono, diciamo, i referenti numerici. Quindi, no, quello che mi viene in mente è quando, ritornando sempre a Firenze, che appunto fa l'esempio di usare frequenze naturali invece di percentuali, e rende sicuramente più comprensivo, non so, forse l'altro come si fa, mentre leggo qui, per questo fa un esempio appunto di frequenze naturali rispetto a percentuali. Per esempio, queste sono frequenze naturali, potrei dire per esempio qui che la probabilità dei verdi è in questo caso 1/2, queste sono probabilità, mentre invece posso dire sono 3/6. E quando parlo così sono 3/6 quelli che hanno verde sopra, sono 3/6 quelli che hanno giallo sopra, sto usando frequenze naturali. Il nostro cervello lavora molto bene con queste frequenze naturali. 3 di ogni 100 persone hanno questa malattia, mentre invece hanno più difficoltà a dire 3%, che è un cambio molto piccolo. Ciò nonostante, se si dà l'informazione in percentuali, le persone reagiscono meno bene e risolvono meno bene. Rosa, poi visto che ho parlato spagnolo, sicuramente meglio di me, quello che dice è: perché molta gente non capisce la forma di ragionamento non linguistico e penso che questo sia quello che più spaventa all'inizio dell'apprendimento. Io poi magari lascio la parola. Penso sì, appunto, che molta gente innanzitutto non
non è che non comprende, si trova più a proprio agio con un ragionamento di tipo linguistico, perché il linguaggio è stato presumibilmente sviluppato prima. Questa è una buona ipotesi, credo. Non so quanto sia l'unica, forse è più ancora oggi. È più importante avere come competenza quella di sapersi relazionare col successo al gruppo dei pari, dei elementari, piuttosto che saper fare bene dei conti. Quindi queste dinamiche sicuramente selezionano, al contrario di come preferirebbe un professore di fisica con l'uccisione degli studenti di ingegneria, selezionano i bambini più in grado di raggiungere il successo sociale. E secondo me è giusta anche la seconda affermazione, il fatto che forse visto anche un po' per non colpa ma per responsabilità del sistema pedagogico, l'ingresso in quel tipo di simbolismo è necessariamente di più complesso e va necessariamente curato in maniera molto più attenta che non l'insegnamento della grammatica. Però questa è la mia una domanda da Roma. No, era una curiosità, cioè volevo sapere se dunque voi sicuramente state studiando, ci presentano delle statistiche rispetto alle risposte, dei bambini. E io volevo sapere queste schede e questi giochi sono stati elaborati da voi, voi elaborate anche i giochi che presentate o le domande che presentate o no? E poi una domanda. Se il metodo, diciamo, basato sulle emozioni è in contraddizione in qualche modo con quello puramente razionale, quindi in una situazione reale, uno schema matematico, come dire, a me sembra strano che si sia evoluto un sistema emotivo che ci porta a prendere delle decisioni che siano poco utili dal punto di vista della non amo questa parola, però selezione naturale, nel senso che chiaramente ci sono, e ritengo che sia più probabile che vengano favoriti dalla selezione comportamenti più utili. E quindi la domanda è, vogliamo, cioè la matematica ci insegna il pensiero razionale. No, in realtà vuol dire, diciamo, la scuola non è così, allora forse va bene la matematica che ci insegna la scuola se comunque alla fine non dobbiamo seguirla così, diciamo, in un contesto sociale. È una provocazione. È chiaramente una provocazione. Sì. Dunque, la cosa dei cubetti, questi cubetti si usano in Germania per un sacco di altre cose, sono giochi che si comprano, sono abbastanza a buon mercato, e qui sono stati semplicemente. Il loro uso è stato modificato perché diventino rappresentanti, ma questi cubetti si usano per fare un sacco di cose, le basi, eccetera, esistono senz'altro, anche qui li ho visti, questi cubetti colorati, però quello che noi facciamo è semplicemente dirigere quello che si fa con questi cubetti, abbiamo dei manuali anche. Sulla matematica volevo dire che la matematica è molto elastica, ci dà tutto, ci dà i metodi semplici per i complicati. C'è stata tutta un'epoca in cui si è pensato alla razionalità, durante l'epoca di Descartes e dopo, Laplace, no? Considerava che la matematica era lo strumento per la razionalità, però la razionalità postulata da loro era in fondo l'ottimizzazione, l'homo economicus che vuole sempre ottimizzare. Questo ideale è stato abbandonato da Herbert Simon, che dice che l'essere umano non vuole ottimizzare, vuole satisfies. Humans are satisficers, che vogliono soluzioni che siano abbastanza soddisfacenti e sufficienti. Non tutti vogliono essere Berlusconi, più ricco dei ricchi, dei ricchi, dei ricchi, dei ricchi. No, dei poi ricchi, c'è anche la religione di Medusa, cioè, è introdotto proprio all'autorità sociale, che in realtà appunto il gioco che avevo fatto prima dell'ultimatum, sì. È un gioco che dal punto di vista personale sembra perdente, ma dal punto di vista del gruppo sociale è vincente, no? Ed è satisfatto, sì. Esatto, secondo me avete dato la risposta anche all'impasse che c'è nel mondo circa loro delle emozioni, o almeno una possibile risposta. Il fatto cioè che forse le emozioni apparentemente a livello di singolo individuo sono o delle non linearità o delle stop and rules o qualcosa del genere che apparentemente impediscono all'individuo di raggiungere l'ottimo.
però siamo sicuri che la collettività, il gruppo, che è forse l'ente dentro al quale evolvono e si generano le emozioni, non raggiunga l'ottimo e lo raggiungerebbe se non ci fossero queste stop in rule a livello di singolo individuo. La sociofisica fa suggerire che la risposta non sia almeno ovvia, cioè che ci siano sistemi in cui gli individui liberi di competere portano a un risultato. Ma la selezione sociale, intendo questa volta, cioè, nel senso, favorisce l'aumentare dell'intelligenza o la diminuzione dell'intelligenza? Dove sono le persone veramente intelligenti? Esatto. Dove sono? Io non mi posso esprimere. Dove sono? Beh, sono quelli in galera, oppure sono quelli, diciamo, tipicamente il criminale, tutti i film si vede, il criminale è intelligente, no? Il buono è empatico, è forte, giusto, nel stato della società, no? Comunque, cioè, l'idea è, questo è la sia Dawkins che suggerisce, che in realtà in un contesto sociale non è che si premia molto l'intelligenza dell'utilità personale, si premia moltissimo invece l'utilità sociale, cioè si preferisce l'individuo che non sia particolarmente intelligente, ma che lavori nel gruppo, che sia affidabile, che sia, no? Però mi chiedo, allora qual è la definizione di ottimo e di intelligente? Esatto, l'ottimo non può essere massimizzare una dimensione, cioè i soldi. L'ottimo è un po' più complesso, quindi noi non siamo ottimizzatori, torno a dire che noi non siamo ottimizzatori, come dice Herbert Simon, e che la teoria dell'ottimizzazione ha creato un sacco di sbagli, dice anche di errori gravi, anche scientifici, e siamo piuttosto dei satisficers che vogliamo avere delle soluzioni soddisfacenti e sufficienti e campare abbastanza bene. L'altra cosa che appunto sottolinea anche Grazia, che in realtà non si prende mai in considerazione, è che tutte le linee di ottimizzazione richiedono uno stato stazionario, cioè richiedono che tu sappia prevedere perfettamente dove, allora ottimizzi sul passato e lo puoi usare come predizione del futuro. Ma se il mondo cambia rapidamente e ti aspetti di trovarti in una... Che stai prendendo? Perché il bambino... Ah, scusa, allora, chiudiamo, sì. Chiudiamo. No. Cioè, se il mondo cambia rapidamente, no, e non puoi quindi prevedere bene che cosa succederà nel futuro, l'ottimizzazione molto spinta nel passato ti porta a fare delle stupidaggini. È meglio l'ottimizzazione molto più grezza, no? Giusto dire, beh, sta andando per così o sta andando per così, questo è già, no? Beh, diciamo che Giggerenz è contro l'ottimizzazione, cioè, sì, però, diciamo... testo, lui è contro l'ideale dell'ottimizzazione dell'economista e postula queste euristiche per campare bene, diciamo, che l'essere umano vuole attingere questi, si chiamano satisfying states, oppure aspiration levels, ed è contento così. Non è che voglia essere un super milionario, non è che ogni abitante della Terra voglia avere delle somme gigantesche di soldi, ma si vuole campare in una società e quindi sono diversi fattori e la tendenza è poi ridursi alle euristiche e cercare di vivere abbastanza bene. No, questa è la teoria di sì, soltanto volevo dire, quando si parla però di ottimo, in teoria il problema è che il modello che dice qual è l'ottimo è la realtà che dice... La realtà è psicologica. Il modello, però la realtà per sé è un ottimo, questa è la realtà. Vi devo stoppare perché ho ben visto che qui sta partendo un treno che non è l'ora questa. Vi ringrazio tutti quanti. Chiaramente teniamoci in contatto, vi ricordo, importante, siamo nella fase di progettazione dell'anno prossimo, della prossima stagione, e quindi tutti voi siete invitati a sottoporre proposte, sia perché conoscete qualche luna e sapete che è un bravo comunicatore, quindi volete, come abbiamo appunto trovato Laura, perché in realtà ci interessava l'argomento, siamo andati a mandare in giro, quindi ha detto Laura è brava, e infatti l'abbiamo subito invitata. Oppure perché chiaramente vi interessa un argomento, allora diciamo cercheremo di trovare un esperto adeguato, non sempre è facile. Quindi fatevi sentire, mandate le vostre email, eventualmente a info@fescienza.it e poi diciamo, vi faremo sapere e vi renderemo attivi partecipanti. Bene, allora.
Saluti. Idealista.